Si avvicina la finale di Champions League, che notoriamente no, è la partita più bella dell'anno. E quindi oggi cercheremo di capire insieme chi potrebbe essere la favorita tra Liverpool e Real Madrid. Lo faremo analizzando quelli che sono i numeri veri e propri e anche il percorso che hanno fatto le due squadre. Tra l'altro sarà bellissima come partita a priori, perché comunque si affrontano due squadre straordinarie, ma sarà anche una sfida nella sfida, analizzando la panchina, Ancelotti contro Klopp. Due allenatori che comunque la Champions nel loro curriculum ce l'hanno già, Ancelotti più di una, Klopp ha giocato ben tre finali, ne ha vinta soltanto una, quindi vediamo se domani sarà in grado di portare a casa la sua seconda finale o se sarà la sua terza sconfitta. Quindi sicuramente una partita straordinaria, ci sono tutti i presupposti per divertirsi oltre misura, però lasciamo parlare i fatti, cerchiamo di capire chi potrebbe essere davvero la favorita tra le due. Voglio sapere anche la vostra, prima di iniziare questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ditemi se secondo voi è favorita il Liverpool oppure il Real Madrid e io alla fine vi dirò anche quelle che sono le mie sensazioni e le mie opinioni. Liverpool, che cosa ha fatto in Champions il Liverpool quest'anno? Beh, tanto è passata da prima nel girone, 6 vittorie su 6, 18 punti, insomma, diciamo che non è proprio una barzelletta davanti all'Atletico Madrid, Milan e Porto, Porto e Milan. Il Liverpool in Champions League ha fatto 30 gol, 30 gol segnati in questa stagione. Ne ha subiti soltanto 13 in Champions, in tutte le partite che ha disputato. 30 gol sono tantissimi, partendo da questo presupposto. E sono suddivisi in questa maniera tra i giocatori che hanno segnato di più, ovviamente quelli che sono notoriamente più pericolosi, quelli a cui domani sera il Real Madrid dovrà stare attento. 8 gol Salah, capocannoniere del Liverpool all'interno della competizione. 5 gol Firmino e 5 gol Sadio Mané. Sappiamo bene che non è l'unica arma, non sono le uniche tre armi offensive a disposizione di Klopp. Lo abbiamo visto anche nelle ultime partite, abbiamo visto Diaz che entra e cambia la gara, quindi attenzione che non solo i titolari, non solo i tridenti titolari, non solo gli 11 titolari, il Liverpool fa veramente paura. Il percorso del Liverpool. Agli ottavi di finale l'Inter. Ai quarti di finale il Benfica. In semifinale il Villarreal, che noi tifosi della Juventus, ahimè, conosciamo molto bene, dopo aver eliminato anche il Bayern Monaco e il Liverpool a cacciarli fuori, dopo aver tra l'altro sofferto il ritorno nel primo tempo, poi non c'è veramente stata partita, appunto. Diaz ha cambiato completamente la gara e ha regalato al Liverpool la finale di Champions. Il Liverpool, appunto, ha 6 Coppe dei Campioni all'interno del palmarès ed è record in assoluto per una squadra inglese. Attenzione, non stiamo parlando quindi dell'ultima squadra arrivata, no, stiamo parlando di una squadra fenomenale, di una squadra con storia, una squadra con appeal, una squadra che è tornata grande anche in Europa negli ultimi anni, proprio grazie al lavoro di Jurgen Klopp e al lavoro della dirigenza del Liverpool, del mercato, dell'acquisto di giocatori veramente formidabili, dell'attesa che hanno avuto nell'aspettare questo progetto. Secondo posto in Premier League in questa stagione, nella sfida infinita con Guardiola al suo Manchester City, conclusa l'ultima giornata, l'ultimo respiro, l'ultimo quarto d'ora stagionale del campionato inglese, che è il campionato più bello del mondo, lo sappiamo, è anni che vediamo veramente della roba allucinante e fa impressione perché il Liverpool è arrivato secondo con 92 punti conquistati in quel campionato lì, con un tasso di difficoltà elevatissimo. 94 gol fatti, 26 gol subiti. Soltanto in Premier League, cioè sono numeri, ragazzi, veramente vergognosi. C'è un precedente tra Real Madrid e Liverpool nella finale di Champions che è anche abbastanza recente, 2018, soltanto 4 anni fa, e questo fa capire anche la dimensione, no, di queste due squadre all'interno del panorama calcistico europeo e quindi mondiale, per forza di cose sappiamo, la Champions League, no? Vinto Real 3-1, me la ricorderete tutti quella partita, tra l'altro, dove Salah si fa male, la doppietta di Gareth Bale, il gol di Benzema, gli errori, le papere di Karius, l'ultima Champions League alzata dai Galacticos prima della partenza di Cristiano Ronaldo, proprio lato Juventus. Quindi loro nel giro, ovviamente, Real di 3 anni dopo la cessione di Ronaldo, al quarto sono tornati in finale di Champions. Ora, con questa lavagna qua, ve lo dico tranquillamente. Io credo che i favoriti siano loro. Per quanto mi riguarda, il favorito è il Liverpool, la squadra che ha più possibilità, più probabilità di portarsi a casa la Coppa. Sembra in assoluto la squadra più forte tra le due.
Però c'è un però, e quindi ora andiamo ad analizzare anche la lavagna del Real Madrid. Datemi veramente un secondo che finisco di aggiustare i dati. Magia del montaggio. Ed eccoci qui, ovviamente con la lavagna appunto aggiornata al Real Madrid. Vediamo qual è stato il percorso di quest'anno del Real e se può essere una candidata seria per il titolo. Real Madrid, anche loro arrivano primi nel girone, 15 punti conquistati, quindi 5 partite su 6 vinte. Girone passato insieme all'Inter, dove hanno eliminato lo Sheriff e lo Shakhtar Donetsk. Ricorderete il girone dell'Inter, dato che sono le due squadre che erano nel girone con Inter e Milan comunque quest'anno. Quindi, insomma. 28 gol fatti in Champions League, 13 gol subiti. Dato qui c'è un errore perché questi non sono i marcatori del Real. Invece questi sì, 15 gol Karim Benzema, capocannoniere attuale della competizione. E mi viene da dire anche al termine della serata di domani, comunque vada a finire, non credo che Salah del Liverpool possa fare 7 gol. Sarei sorpreso, o addirittura una decina, non lo so, Sadio Mané o Firmino. Sarei sorpreso, o una decina Rodrigo, non lo so. Mi sento di dire che l'unica certezza è che domani sera Benzema sarà ancora capocannoniere. E 5 gol Rodrigo. Abbiamo visto, quanto è stato indispensabile Rodrigo, panchina d'oro, oserei dire, dato che è il giocatore che tutte le volte viene inserito all'interno della gara e la cambia completamente, come prima parlavamo di Diaz. Ecco, Rodrigo è lo stesso tipo di giocatore per quanto riguarda il Real Madrid. Attenzione perché qua il percorso del Real è un po' più complicato rispetto a quello del Liverpool. Agli ottavi il PSG, ai quarti il Chelsea, in semifinale il Manchester City, proprio gli avversari inglesi, la Premier League con cui hanno lottato, no? Quelli del Liverpool. Questi, guardate, questa e questa, state partite allucinanti. I gironi sono stati molto più complicati quelli del Liverpool, il girone del Liverpool, molto più morbido quello del Real. Dalle eliminazioni dirette in poi. Queste 3 partite che ho cerchiato credo che siano state 6 partite stupende tra andata e ritorno, perché il PSG all'andata mette sotto il Real, al ritorno la ribalta. Il Chelsea mette sotto il Real, ma la ribalta ancora il Madrid. Il City mette sotto il Real, ma ancora una volta la partita viene ribaltata. E questo perché in Champions il Real è sempre un osso duro. È qualcosa di inspiegabile, davvero. Non riesco a spiegarlo in termini razionali, ma queste 6 partite sono state la dimostrazione lampante di quello che vi sto dicendo, non me lo sto inventando, non è un'opinione, è un dato di fatto. Il Real, non a caso, ha 13 Champions in bacheca. Se il Liverpool aveva il record inglese, il Real Madrid ha record assoluto, è la squadra che più di tutte ha alzato al cielo delle Champions League. Noi tifosi della Juventus purtroppo lo sappiamo bene. Abbiamo purtroppo perso delle finali di Champions contro il Real, anche l'ultima che abbiamo giocato, tra l'altro abbiamo persa proprio dal Madrid, che ha vinto la Liga Spagnola, a differenza del Liverpool che non ha vinto la Premier League, 84 punti, 79 gol fatti, 30 gol subiti, numeri inferiori rispetto a quelli del Liverpool all'interno dei confini nazionali, un campionato sicuramente meno complicato, ma forse anche più competitivo, perché comunque il livello potrebbe essere più simile rispetto a quello di della Premier, dove tutte le squadre sono livellate verso l'alto. Questa può essere un'opinione, una presa di posizione. Io non ho seguito il campionato spagnolo, quindi non ho idea di questa cosa. Basandomi unicamente sulle partite di Champions, se bene o male quest'anno le ho viste tutte, torno a dire, secondo me il Liverpool è la favorita. Io sono anche dell'idea che il DNA delle squadre non esista. Come può esistere un DNA di una squadra? Cioè, una squadra ha sempre giocato in quel modo. Cambia allenatore, cambia giocatori, ci sta che si cambi il modo di giocare, credo che sia naturale pensarlo. Il Real Madrid è davvero l'unica squadra in assoluto che mi fa dire che il DNA esiste. Ce lo dice questa cosa qui, ce lo dicono queste rimonte qui, ce lo dicono i 90 minuti del Bernabéu, che solitamente sono più lunghi rispetto a qualsiasi altro stadio, sono infernali, sono veramente atroci. Tra l'altro io questa partita ho provato ad andare a vederla, ho cercato i biglietti, volevo andare a Madrid, al Bernabéu, a vedere il ritorno col City, ho dovuto addirittura fare la tessera madridista, che non è che io sia proprio tifoso del Real, però l'ho dovuta fare per cercare di trovare i biglietti e non ci sono riuscito. Fun fact, ieri mi è arrivato questo, dicendo che ora faccio parte del Real Madrid, ora sono ufficialmente un tifoso
del Real, eccoli qua, ci sono tutti i ragazzi con anche Karim Benzema, c'è la mia tessera madridista, quindi a quanto pare sono diventato un tifoso del Madrid. Ribadisco, non me ne frega niente di chi vincerà domani sera, semplicemente perché la Juve non c'è. E quindi mi auguro di vedere la partita più bella del mondo, più spettacolare del mondo, con più gol in assoluto, 12 a 5, 12 a 11, magari quel famoso 13-7 di cui parlava Dani. Sarebbe bellissimo. Non vedo, guarda, non vedo l'ora di vedere la partita, sono veramente galvanizzato. Credo che sia favorito il Liverpool, ma io non sono d'accordo con chi dice che il Real andrà là da vittima sacrificale. È che nonostante magari il valore individuale del Liverpool più elevato, il Madrid si è spacciato. No, anzi, per quanto ritenga il Liverpool la favorita, io non sono solito scommettere durante le finali di Champions, però magari ogni tanto l'ho fatto, probabilmente scommetterei su Madrid in ogni caso. Proprio per quello che vi dicevo prima, non è razionale, non si può spiegare. E credo che questa cosa qui di diritto ti faccia dire che anche se il Madrid è sfavorito in una finale di Champions, il Madrid parte favorito. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi anche il vostro pronostico, ditemi se avete scommesso, se scommetterete, se capite quello che vi sto dicendo che va al di là della logica e di quelli che sono stati i dati, e speriamo di gustarci una partita fantastica.